Come tutti gli italiani, io sono una grande ammiratrice di Massimo. L'ho sempre ammirato, l'ho sempre seguito fin dai primi esordi, no? E lo trovavo straordinario, eccezionale, con quella sua comicità così bella, così innocente. Facevo pensare alla comicità dei bambini, no? Quando i bambini ti vogliono far divertire. Era amabilissimo, poi un grande talento, un ragazzo bello, tutto aveva, no? Come attore, come regista, non gli mancava niente, la bellezza, la bontà, l'intelligenza, il cuore, il talento. Non sarà possibile dimenticarlo per nessuno di noi. Massimo è qualcosa che tutti vorremmo a fondo raggiungere, no? Quel grado di professionalità che lui aveva, quella capacità di recitare così naturale, così vera, così spontanea, sembrava che nascesse lì al momento. Non è facile diventare come lui, non è possibile, c'era lui e basta. Però io credo che un uomo come Massimo, tutti lo porteranno sempre nel cuore, perché era la comicità senza cattiveria. Di solito la comicità è cattiva, se no non è comica, senza cattiveria, anzi poetica. Era qualcosa di speciale che solo lui era riuscito a creare. Massimo, non ti dimenticheremo mai, mai, mai. Sarai sempre nei nostri cuori. Io so che lassù tu stai molto bene. E un giorno ci rivediamo, ci rivediamo. A presto. No, beh, tanto presto no. Però poi ci vedremo.